toc toc c'è nessuno pronto ciao buongiorno buongiorno a tutti 13 e 32 è lunedì è lunedì è la domenica oggi oh, cioè. sì io devo dire che a forza di lavorare in casa sto un po' perdendo la scansione della settimana scansione temporale noi siamo sempre qua sempre qua a casa casa Eris con me, Matilde e Ubric che sentiremo poi, poi più avanti. Ma, Ma non aggiungiamo troppo, cosa andremo a fare oggi? Allora, prima di tutto andremo a fare una chiacchierata con Betta di Spine Bookstore di Bari, che è la libreria del giorno che abbiamo adottato. Yes. Poi su questo andremo a fare un paio di specifiche. Poi andremo a sentire invece Matteo Contin, eh, critico conosciuto del mondo a fumetti, del fumetto indipendente e non solo, yes. con cui faremo una chiacchierata, insomma, di Duluth Comics, della sua storia, appunto, come critico e recensore. Di Lana di Roccia, che è un'iniziativa un che ha lanciato un annetto fa, che proprio pochissimo tempo fa ha compiuto il suo primissimo anno di vita, gatto. e poi del progetto Le Fauci di cui fa parte. Yeah, Nel sì. mentre fate finta di niente, se trema un po' tutto è perché il mio gatto, molto molto grasso e per questo tenerissimo e bellissimo è mh, delicatamente saltato sopra Vieni. la scrivania fai vedere lo smart working ai nostri follower caro gatto no è timido e capisce eh. qual è il limite della telecamera okay. allora. allora vi ricordiamo che potete commentare qua la diretta appunto per farci domande a noi o agli ospiti che appunto avremo, avremo in diretta con noi insomma cerchiamo un po' di, di dialogare tutti insieme Facciamo prima di appunto parlare con Betta una piccola precisazione: nel sì. senso che l'iniziativa eh, di Adotta una libreria va avanti ormai da un po' di giorni. Gli ordini sono stati tantissimi, siamo molto contenti. Grazie a Il tutti. sostegno dimostrato insomma, da tutti voi alle librerie e alle fumetterie che stiamo ospitando è veramente bello, tangibile e concreto. Si chiama Solidarietà. Ed è una cosa incredibile che appunto la rete stia, la rete non intesa l'internet, ma la rete delle persone. Del, stia funzionando anche in questo periodo, mh, vogliamo fare una precisazione perché eh, l'iniziativa appunto si basa sul nostro shop online, quindi sulle spedizioni che noi effettuiamo. Abbiamo promesso appunto che avremmo fatto una spedizione a settimana, le avremmo preparate il venerdì, dovrebbero partire appunto a inizio settimana, sia di questa che della prossima, ovviamente. Corrieri permettendo perché certo. ovviamente A sono oberatissimi di lavoro, B le nuove restrizioni comunque colpiscono anche loro. Quindi non abbiate fretta, comunque questa iniziativa è fatta per sostenere le librerie e le fumetterie indipendenti. Uh, scusate il continuare. Forse no, non si vede. Non fantastico. Si vede. Uh, so, le librerie. <ride> scusate <ride> le librerie <ride> indipendenti, ma uh, i libri non sono un qualcosa che scade, quindi, se anche vi arrivano fra qualche tempo è giusto, appunto, rispettare in questo momento le esigenze di tutte. Quindi anche dei corrieri che sono dei lavoratori. Che, come tutti i lavoratori, hanno anche loro, ovviamente, il diritto alla salute. Yes. Quindi, se qualcuno ha esigenze particolari, ci scriva via mail, insomma, cercheremo di andare incontro a tutti. Stiamo anche capendo perché sembra che il numero delle province in cui i corrieri non stanno effettuando consegne stia cambiando e aumentando. E quindi, insomma, capiremo logisticamente come fare. Questo periodo non durerà tutto, i libri un po' non durerà tanto, un po' alla volta i libri vi arriveranno. E eh. quindi. Mentre che tu chiami Ibet, vado appunto a ricordare a chi non lo sapesse già, eh, a dire appunto a chi non lo sapesse già, a ricordare invece a chi già lo sa cosa, in cosa consiste adotta una libreria. Ogni giorno dal nostro, <coughs> dal nostro sito, appunto, sono disponibili tutti i nostri libri. Chi compra? Dal, dal nostro sito sarà come se stesse comprando direttamente dalla libreria adottata per quel giorno. Quindi eh, oggi la, la libreria adottata è Spine di Bari. Quindi tutti gli acquisti che farete dal nostro sito sarà come se li stesse comprando appunto direttamente in libreria da loro. Eh... Ci siamo! Ciao sì. Betta! Ciao ragazzi, che bello sentirvi! Allora, ricordiamo Spine Bookshop di Bari, quindi insomma in questi giorni veramente stiamo facendo un giro in tutta Italia. Yes. Voi siete una realtà, vera siete una realtà veramente fondamentale. Stamattina quando mi sono trovata a ricondividere il post dalla mia dalla dal mio profilo Facebook, veramente pensavo: ma pensa quanti fumettisti, quanti artisti sono passati in questi anni da Spine? Eh sì. Tanti, devo dire che poi è bello un po' questi giorni di chiusura forzata, eh, ci stanno portando un po' a ricordare quello che è avvenuto all'inizio. E quindi, eh, diciamo, pensare che Spine è nato quasi per gioco da un gruppo di amici, eravamo ben 11 all'inizio, uh -huh. eh, nonché poi appassionati di editoria per immagini. Eh, pensare che tutto è nato nel 2014 da un esperimento, cioè da, dalla voglia di aprire una libreria temporanea che doveva durare solo un, un mese. E non si chiamava e... Spine? No, avevamo un nome che era tutta una garanzia, ci chiamavamo Spine Temporary Small Press Bookstore. E questo nome è semplicissimo, era per <ride> sottolineare una caratteristica fondamentale che ha caratterizzato diciamo, la prima parte del progetto, che era quello dell'itineranza. Eh, ci piaceva l'idea, ci piace tuttora, l'idea che il libro non trovi una collocazione solo statica su uno scaffale, ma eh, quest'idea che il libro potesse viaggiare, andare incontro eh, alle persone, anche in luoghi dove diciamo, non è così scontato o automatico che i libri ci siano, eh, ha caratterizzato tutta la prima parte. E quindi noi eh, diciamo, eh, abbiamo girato un po' tutta Bari, eh, la, Bari e dintorni, all'interno poi della regione proprio tutta la Puglia, ma siamo andati anche fuori eh, dai confini regionali eh, e abbiamo un po' diciamo, attraversato lo stivale. Questo all'inizio e devo dire che questo è stato un elemento fondamentale eh, per poi delineare quello che eh, il progetto è diventato poi negli anni, perché ci ha dato, diciamo la possibilità eh, di confrontarci direttamente, di viaggiare, cioè la cosa importante per noi è sempre il confronto con le altre realtà eh, anche al di fuori no, della de, de, de propria regione, eh, perché è un ottimo modo per crescere, quello di non aver paura di guardare fuori a realtà migliori di te, cioè, eh, a contesti anche completamente diversi e questo eh, diciamo questo viaggiare iniziale ci ha permesso di capire bene dove focalizzare le nostre radici, noi dovevamo rimanere in Puglia a Bari perché diciamo è un contesto dove ancora in costruzione ci sono tante cose belle da fare ehm, però ci ha permesso di creare dei canali fondamentali ehm, con eh, editori illustratori ehm, di avere anche consigli su come muoverci quindi ehm, alla fine dopo questo tanto viaggiare Abbiamo poi trovato casa, eh, una casa stabile fisicamente, uh -huh. ehm, alla fine diciamo, del 2014 in un locale mh, al quartiere Libertà, che è un quartiere eh, molto grande di Bari. Ed era diciamo un locale tutto nostro dove facevamo tutto quello che, che, che ci piaceva, quindi a volte anche la domenica eh, abbiamo diciamo, eh, fatto delle iniziative che si chiamavano all day long, domenica sede aperta, eh, letture con i bambini, presentazioni, eh, aperitivo, e poi si continuava fino alla sera con proiezioni, eh, perché questo è quello che ci piace fare, cioè ci piace partire dal. Dei rapporti umani. Senza quelli, eh, diciamo, non ha molto motivo di essere il nostro il no, la nostra mission. Ecco. Io quello che stavo dicendo, insomma, in questi giorni, più o meno con tutti voi che stiamo sentendo, è proprio il fatto che siete tutte realtà diversissime. Sì. E che però contemporaneamente tutte avete al centro della vostra mission proprio eh, il rapporto con eh, le altre realtà, la ricchissima offerta che fate sul territorio e i legami con la città e con il territorio. E la vostra mission, appunto, in particolare è legata, insomma, mh, cercavo di fare mente locale, quante persone, quanti autori sono. Passati da voi, c'è veramente un calendario fittissimo ogni anno. Quanto è importante questo modo di fare cultura? Um, quanto è importante, non lo so. Diciamo che per noi è fondamentale um, perché. Um, c'è uno scambio continuo, cioè il crescere passa attraverso proprio le relazioni, il migliorarsi, avere idee, cioè, mh, noi non possiamo fare a meno di vivere di pancia, cioè una cosa che ci ha caratterizzato dall'inizio è quello di essere facili all'entusiasmo, quello proprio travolgente e quindi il parlare con un illustratore, conoscere un illustratore significa poi coltivare quel rapporto, cioè quindi non è eh, relegato a un momento eh, di presentazione o di invio stampe. Eh, ma invece proprio una costruzione da quel momento in poi inizia un percorso. Tant'è vero che anche diciamo eh, nella nostra nuova sede, in realtà eh, adesso abbiamo casa perché a noi ci piace sempre cambiare. Quindi da due anni stiamo all'interno di un laboratorio urbano. Uh -huh. che si chiama Officina degli Esordi è una grandissima casa dove ci sono tante associazioni di vario tipo e quindi eh, c'è anche la libreria e all'interno della libreria eh, abbiamo deciso di eh, trasformarla diciamo in un percorso ehm, dettato anche da tutto quello che è accaduto in questi anni e quindi da tutte le persone che sono venute a trovarci da tutti eh, i laboratori che abbiamo fatto tutto quello che abbiamo proposto non l'abbiamo fatto da soli ma l'abbiamo fatto con con grazie diciamo al supporto di, di altre persone che abbiamo deciso di, di creare quindi questo miscuglio e, e di fare in modo che e continuiamo a invitare illustratori che diciamo diventano quasi di casa perché è un rapporto che verte soprattutto su questo sul su sentirsi a casa sono le relazioni che creano le differenze e, e infatti, noi non abbiamo ad esempio paura di questo momento che stiamo un po' vivendo perché è la forza nelle persone. E anche se ci sono diciamo periodi dove parlavamo ieri con Matilde, ci sono giorni positivi, giorni negativi, ci si sveglia e diciamo si è quasi in un loop sospeso. No, però noi non abbiamo paura perché di gente diciamo, piena di energia, di, di, in grado di voler far cose ce n'è e noi proprio su quello che puntiamo. Quindi non ci spaventa il cambiamento come non ci spaventa questo momento di diciamo di, di sospensione, mm -hmm. dove, ad esempio, vi posso dire che noi stiamo avendo delle risposte bellissime che sono un po' il motore, la miccia nel continuare, continuare anche spedendo libri e non, non, potendoli, diciamo, eh, non potendo avere una relazione fisica perché la libreria non è aperta. Sì. Però la gente ci scrive in continuazione mh, perché i libri sono dei beni fondamentali e quindi c'è richiesta. Eh, soprattutto in un momento come questo di, eh, dove si sta in casa H24 e, e quindi eh, secondo me il libro um, acquisisce ancora un altro valore che è quello di poterci un po' far evadere tra l'altro eh, voi fate parte di, di quelle librerie appunto che si sono adoperate per consegnare a domicilio e spedire, spedire i libri sì 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 l'abbiamo fatto appena insomma... La situazione è un po' cambiata, abbiamo deciso di continuare il rifornimento di libri cioè tutti, ai nostri lettori e, e quindi abbiamo fatto consegne a domicilio fino a quando diciamo, la situazione era, era tranquilla. Poi per evitare problemi e eh, per non esporre insomma, nessuno diciamo esporre maggiormente sì. qualcuno di noi abbiamo deciso di proseguire con le spedizioni. Quindi okay. stiamo facendo regolare consegna tramite spedizioni due volte a settimana okay. il lunedì e il giovedì ed è bellissimo che ci scrivono anche solo per diciamo, far arrivare dei libri come abbracci. Da gente che sta a Taranto e che ci scrive, che diciamo, vuole inviare dei libri a degli amici che sono su Bari come abbraccio proprio okay. e queste sono cose belle, cioè perché tutto assume un significato molto più, più grande di un gesto. Sì. Quindi questa cosa è meravigliosa. Tra l'altro, appunto in, in questi giorni c'è. Cioè... Capitato tante volte no, di utilizzare il, il, frasi come presidi culturali sul territorio e cose del genere, che magari in altre epoche, in, in altri momenti, sono cose che si dicono spesso, ma a forza di dirle diventano formule vuote, no? Mentre sì, invece sì. In è proprio in questi, in questi momenti che ci si rende conto di quanto è vero, quanto è concreto questo discorso, di cui voi appunto fate perfettamente parte. Sì, no, assolutamente. E sono rapporti che poi si costruiscono piano. E noi non abbiamo mai avuto fretta di crescere velocemente. Perché secondo me, diciamo, bisogna mh, anche creare fiducia: bisogna per diventare un punto di riferimento e poter anche, ehm, diciamo, poter creare cose nuove insieme agli altri. C'è bisogno di ascolto, c'è bisogno anche di conoscersi. E quindi noi, e su questo, sulla base dei rapporti che piano piano eh, abbiamo costruito anche dei percorsi, diciamo che poi ehm, abbiamo portato in libreria, come non lo so, piano piano abbiamo iniziato anche a... Uh, contattare le scuole, ad essere in contatto con le scuole, uh, a portarle diciamo in libreria e viceversa anche noi andare a scuola uh, o uh, penso a diciamo i percorsi di i gruppi di lettura testa tra le nuvole che è un gruppo diciamo tutto incentrato sul fumetto dove una volta al mese si sceglie si un fumetto e se ne discute, queste sono comunità vive, cioè sono comunità che eh, ogni volta diciamo, apportano qualcosa di, di diverso e ci permettono di, di crescere insieme a loro, cioè questa è la cosa bella, è uno scambio. Non si può prescindere da questo. E, e secondo me le librerie sono un luogo fondamentale eh, di crescita personale, interpersonale. E attraverso, ad esempio, noi siamo specializzati in un'editoria per immagini. Eh, e noi crediamo fortemente che il potere dell'immagine possa veramente aprire dei panorami infiniti che eh, si può parlare di tutto eh, declinando l'immagine a seconda dei temi che si scelgono. C'è cioè un potere forte di poter arrivare ovunque. Ed è da lì che poi noi partiamo per tutto quello che mettiamo in campo. Diciamo All... che... eh, sì, -di, temi... di pure, di pure, finisci pure, scusa se... No, tanti... no, che da, da 11 diciamo che eravamo... Eh, eh, gli altri sono rinsaviti, siamo rimasti quattro irriducibili eh, che continuano eh, diciamo, questa, questa, questa questo bellissimo viaggio facendo tesoro del, diciamo, di tutto quello che ci è stato dato anche mh, dai ragazzi che ormai ci seguono a distanza. E siamo io, Sara, Franco e Silvia, e devo dire che è bellissimo perché ci contaminiamo anche noi, perché ognuno di noi è specializzato in qualcosa, quindi è, è, cioè è la contaminazione la cosa principale, questo. Allora, dopo questo, questo tuo discorso, direi che per noi è difficile aggiungere qualcosa perché andremo <ride> a rovinare veramente delle cose bellissime che hai detto e che io credo tra l'altro. Che debbano essere no, uno degli spunti su cui riflettere in questo momento per chi ci segue su quale lavoro fondamentale e che attitudine fondamentale portano avanti punti come il vostro, no, le realtà come la vostra. Quindi noi ti ringraziamo tantissimo. E poi eh, questa... ringraziamo voi perché eh, non, ci, non ci avete fatto sentire soli e questo significa fare rete. Quindi avete fatto una cosa che è veramente molto bella e, e che in realtà è quello che poi avviene durante tutto l'anno: eh, queste relazioni no? che a volte non si vedono all'esterno, eh, però ci sono e che poi in momenti come questo diventano fondamentali. Quindi siamo noi che vi ringraziamo. Ma c'è poco da ringraziare, siamo noi che ringraziamo voi per non averci fatto <ride> sentire soli in tutti questi anni eh, supportando la nostra realtà ai nostri autori, insomma, tutte le realtà con cui collaboriamo e chiamiamo e che avete av contemporaneamente supportando anche loro. Quindi vi ringraziamo tantissimo, vi ricordiamo a chi ci sta seguendo, che magari si è, si è connesso dopo: che appunto la libreria adottata di oggi è Spine book di Bari. Spine, non Spine. Esatto, Spine. No, hello, spine. <ride> si legge, Però abbiamo giocato un po' sul nome, quindi va bene anche Spina. Ok. E quindi a questo punto noi ti salutiamo ti ringraziamo tantissimo per questa chiacchierata e ti vogliamo chiedere di lasciarci con un consiglio di lettura uno mm, allora io mi sentirei di consigliare uh, sto pensando alle ultime letture che ho fatto um, su si corre di Silvia Rocchi nel formato al bettone di canicola yes. che è una bellissima Storie di sentimenti messe, diciamo, in primo piano attraverso gli occhi di una ragazzina ed è bellissimo questo, diciamo, confronto tra la vita di Susi e, e del nonno, che, diciamo, rappresenta un'altra generazione, ma viene messo, diciamo, in vista il del ciclo della vita e, ed è bellissimo anche il variare del racconto nella parte, diciamo, dei, dei colori degli acquarelli e eh, quindi io mi sentirei di consigliare su Sicorra. Consiglio bellissimo, tra l'altro io mi aggiungo mm. e consiglio tutti gli albettoni giganti di Canicola che sono <ride> veramente dei pazzi a fare un formato del genere. Che comunque è un posto in libreria si trova sempre. Esatto, non fatevi sì, sì. spaventare dal formato grosso. <ride> non dite se cioè, ah eh, non so dove metterlo in libreria. Tutti abbiamo più o meno i billi, i billi si possono regolare e soprattutto esatto. per cose così grandi e così belle se non trovate spazio vergognatevi. <ride> <ride> e quindi ti ringraziamo tantissimo, un abbraccione, un abbraccione grande, a presto. a presto, ciao ciao, ciao. ciao, Grazie, ciao. ciao. E ora, yes. salutata Betta di Spine, salutiamo e... anche Sara, sempre di, di Spine, che ci dice: appena torniamo al normality, facciamo venire Marco Corona e Pablo Cammello. Credo che saranno molto contenti dell'invito. Yes. E allora adesso noi andiamo a sentire, a chiamare Matteo Contin. Abbiate un attimo di pazienza Intanto perché. Intanto cuffiamoci perché se no non sentiamo niente. I mezzi sono quelli che sono. Allora Matteo lo sentiremo tramite, tramite Skype. Adesso lo andiamo a citofonare con, con Skype, vediamo se tutto funziona. Allora, eccoci qua, Matteo ci senti? Ci sono, ci sono, vi sento forte e chiaro. Ok, okay. noi ti vediamo e ti sentiamo, forse farai un po' effetto Ghezzi, ma abbiamo già detto nelle prove che insomma, va bene. Che va bene, poi vi come... Per confondere ulteriormente <ride> allora. Okay. E poi come dico sempre io, comunque un omaggio a Ghezzi va sempre bene. Ci sta sempre. Allora, io vorrei partire a presentarti con chi ci segue, se qualcuno non ti conosce, con la bellissima descrizione che fai di te, molto semplice in realtà, ed è per questo che è bellissima, nell'about di Duluth Comics. Che scrivi? Mi chiamo Matteo Contin e leggo i fumetti. <ride> sì, 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 principalmente quello faccio... Nel senso che, beh, quella è una bio scritta proprio agli inizi, infatti, dovrei aggiornarla per renderla un po' più professionale. Uh, credo scritta nel 2016, quando appunto ho aperto il blog, e, come dire, stavo ancora cercando un, uh, un modo per diventare critico. E, e quindi come si comincia a diventare critici? Facendo quella cosa lì che è cominciare a leggere i fumetti che già facevo da tempo, eh, però... Com'è che ti è nata la voglia di parlarne? Cioè, il passaggio mentale per cui a un certo punto della vita qualcuno che è appassionato di qualcosa ne vuole anche parlare, scrivere, mettere nero su bianco i suoi pensieri? Allora, eh, io in realtà già facevo il critico non di fumetti, ma di cinema. E l'ho fatto per tanti anni. Ho cominciato a 15 anni a scrivere, chiaramente... Uh, con i paraocchi perché non conoscevo ancora quindi facevo il critico mentre studiavo quello che, che andavo a recensire e quindi chiaramente prendendo soprattutto grosse cantonate <ride> uh, però un periodo che devo dire la verità mi è servito molto per uh, uno strutturarmi come scrittore chiamiamola così uh, sia per uh, come dire formarmi uh, proprio come critico come senso critico uh, sono passate i fumetti perché a un certo punto il cinema mi annoiava perché mancava una cosa fondamentale, il confronto diretto. Quindi non potevo uh, parlare con gli autori, non potevo, cioè non potevo, era molto difficile se non altro parlare con gli autori che mi piacevano, quindi era insomma, una cosa molto complessa farlo dal, partendo da zero chiaramente. E quindi, dato che ho, mi sono fermato per qualche tempo, un annetto, un paio d'anni, e poi a un certo punto, dato che ho sempre letto fumetti, ho cominciato a scrivere di. Direi che è un'ottima, un interessante passaggio. Nel mentre. Ti salutano Cori P. Che, dicono, che dice: Contin, serial killer preferito. Poi Giuseppe Luca Scafidi che dice che bello con Luca Pantarotto. Guardalo il contin, che bello paciarotto e ha fatto pure la rima, la rima. Oh, ringrazio i miei <ride> fan. <ride> allora, la, la cosa che mi interessava a chiacchierare con te anche in questo momento no, dove tutto un po' il mondo editoriale è sospeso, ehm, noi diamo molto per scontato il fatto che a un certo punto apri il computer vai sui siti ti parlano delle novità eh, mentre invece adesso è tutto un pochino fermo ovviamente e, e mi sono anche interrogata a partire da questo eh, il lavoro di un critico quindi anche da un lato sia il tuo lavoro come Duluth Comics che anche in generale quello che tu vorresti fare il tuo tipo di predilizione quanto è legato a alla novità che esce e quanto è legato invece all'evoluzione alla storia del fumetto cioè c'è un po la, dia la diatriba o la rottura tra stare dietro alle novità alle tante cose che escono soprattutto in questo momento di grandi questi anni di grande fermento del fumetto italiano o eh, prediligi un discorso più calmo meno legato alla novità ma diciamo che prediligo più un discorso meno legato alla novità, ma semplicemente per un mio modo di fare le cose, nel senso che sono principalmente molto lento e molto pigro, eh, quindi. Prima di scrivere qualcosa mh, ci metto veramente un sacco di tempo, quindi diciamo che per forza di cose le novità non sempre riesco ad aggredirle per tempo. Faccio sempre l'esempio quando parlo del mio metodo di lavoro malnato proprio, ehm, di un vostro libro che è Diario di un fantasma di Decresi, uscito ormai credo tre anni fa. Tre anni sì, fa, esatto che mi è stato mandato in anteprima dal buon Ubrich e che ancora giace lì, ma non perché me ne sono dimenticato, eh. in realtà sto scrivendo la recensione ma da tre anni, e, e non è una buonissima, eh. sto veramente scrivendo la recensione da tre anni. Adesso questo è l'esempio estremo di cui purtroppo siete capitati dentro, eh. <ride> per voi. però sì, cioè, non mi piace parlare immediatamente di un libro anche perché, il mio metodo di lavoro passa attraverso molte riletture. Prima di affrontare la scrittura, almeno diciamo di una recensione articolata, passano almeno due o tre riletture almeno, e, e quindi sono un po' gnocco nel capire le cose probabilmente. E quindi ci metto un po'. Io ho due domande. La prima è: Tu leggi delle recensioni prima di leggere un libro, e la seconda è. Secondo te la recensione, poi in, in pratica un lettore, a cosa serve? Allora, leggo le recensioni, sì, non faccio molta distinzione, nel senso, dato che è tra virgolette il mio lavoro, eh, leggo molte recensioni, quindi sia prima che dopo, poi viene in aiuto una memoria pessima e quindi spesso <ride> anche se le recensioni vengono anticipate delle cose io me ne dimentico subito quindi la lettura non viene come dire toccata dalla recensione uh, quindi non faccio in realtà molta dif differenza però capisco che magari per un lettore tra virgolette normale questa cosa invece possa influire uh, tant'è che di fatto io nelle mie recensioni raramente parlo della trama perché mi annoia mm. riassumerla e anche se molto spesso parlo del finale, mi vogliono perdonare <ride> del finale, o comunque delle cose importanti, però, d'altronde, quando uno deve parlare di un, di un fumetto, di un film o di qualsiasi cosa, è normale che vada a toccare poi i momenti certo. eh, più, più, più importanti. E, impo la seconda domanda era giusto sull'importanza sì. della eh, boh, non lo so. Nel senso che io come critico la prima cosa che mi, che mi sono messo in testa era che la mia recensione non doveva servire eh, a vendere il libro e, e non doveva nemmeno servire a dare un'indicazione al lettore, okay. un'indicazione all'acquisto. Eh, credo che quello che scrivo solitamente mh, vada meglio per chi ha già letto. Per chi ha già mh, come dire, approfondito un libro. Uh, però, ecco, non, nel senso, non, non ho una regola fissa su questa cosa. Uh, sicuramente diciamo, non scrivo per, uh, come dire, per sponsorizzare un libro. Perché, anzi, fortunatamente in questo periodo, uh, il ruolo del critico è anche facilitato perché c'è stata una divisione netta tra chi fa il critico e chi fa l'influencer culturale. Okay. E, e quindi diciamo questo permette a chi fa il critico di fare meglio il critico e chi fa l'influencer culturale di fare meglio l'influencer culturale. Quindi a me questa divisione non crea assolutamente problemi, anzi, stimola molto perché posso essere, come dire, più specifico. Secondo te in un momento come questo è difficile per un lettore. Eh capire la differenza tra, come dici tu, un influencer culturale e qualcuno che invece analizza, appunto, fa un discorso ragionato su una recensione di un libro. Non so. Ma credo, credo che sia... Boh, non lo so, credo sia semplice, almeno io lo trovo semplice perché di solito chi fa il critico va a toccare, ehm, come dire, un, un, va ad analizzare in maniera un po' più approfondita. Uh, il, il libro o, o il film, insomma, qualsiasi cosa di solito l'influencer uh, lo fa in maniera un po' più superficiale. Ma non, non lo dico in tono negativo, questa cosa eh. uh, anzi, ben venga la superficialità uh, in, in questo determinato come dire, territorio. Mm -hmm. Ecco perché, appunto, va a parlare di altro, va a raccontare il perché quel libro lì può interessarti. Io invece, al, io invece di solito racconto quello che è interessato a me, anche un po' fregandomi del, del, dell'ipotetico lettore, ecco. Allora, quello che mi viene da dire è che questo tuo modo di lavorare, in realtà, in questi anni ti ha portato a diventare una figura di riferimento per tante persone, per ta dell'ambiente, chiamiamole così, nel senso che appunto, il. Il, il tuo lavoro come critico è seguito ok la mia domanda è perché poi a un certo punto hai sentito l'esigenza di fare un qualcosa di diverso come è l'ana di roccia e che cos'è l'ana di roccia per chi non lo sa spieghiamolo appunto a chi non lo sapesse allora l'ana di roccia è una newsletter eh, gratuita ehm... Che invia 5 fumetti al mese eh, gratuitamente eh, da leggere. Eh, sono 5 fumetti che sono online gratuiti per scelta degli autori, degli editori, eh, quindi non sono come dire rubati, mm -hmm. sono come dire, per scelta gratuiti. Uh, perché ho pensato di fare l'ana di roccia? In realtà volevo fare una newsletter per avere un altro canale di comunicazione con chi mi segue. Uh, poi a un certo punto mi sono come dire, mh, mi si è messo davanti il problema di dire Ok, faccio una newsletter, ma cosa ci metto dentro? E eh, Ed è alienata tutta questa cosa, quindi ho detto: Va bene, non faccio una newsletter di critica perché sarebbe rimasta una cosa di nicchia, come già il blog, come già la mia pagina, come già il mio Instagram. Insomma, sono, sono già cose eh, seguite da una cerchia ristretta di persone già molto interessate. Volevo fare qualcosa che potesse coinvolgere una fascia di pubblico un po' una fascia di pubblico di lettori quindi non per forza di cose persone interessate in maniera approfondita ma gente che voleva semplicemente leggere 5 fumette gratis al mese e, e quindi ho cominciato semplicemente a andare a scavare nel, in internet non è, stata una cosa non è una cosa semplice perché comunque non c'è un portale dove vai a scrivere fumetti gratis e sei a posto <ride> C'è da fare molta ricerca, soprattutto per scegliere bei fumetti gratis, e, e quindi è nato un po' da quel bisogno lì. Ecco. E poi, soprattutto, l'altra cosa che mi ha convinto a farlo era mh, a dare una sorta di rivincita alla storia breve. Eh, insomma, in realtà, da sempre, non negli ultimi anni editoriali, ma da sempre la storia breve, soprattutto nel fumetto, è un po' la pecora nera. Nel senso che le raccolte, di storie brevi si vendono praticamente solo se sei morto. Se sei un autore che è morto e quindi puoi fare la storia breve, o se sei un autore che vende tantissimo, e allora tra un libro e l'altro, ehm, tra un libro e l'altro ci piazziamo la storia breve, così la raccolta di storie brevi, così almeno hai due anni di tempo per, per uscire con il libro nuovo. E. Quindi niente, da un, una serie di, di cose che si sono sommate anche nel mondo editoriale, che è stato un po' il progetto Stigma con l'albo, la storia breve a fianco, mm -hmm. eh, che è stato un po' materia di genere, che era l'altra raccolta di Diabolo Edizioni, e che sono stati un po' anche i, gli albi di Canicola, quelli piccoli, non l'albettone, sì. ecco. E, oh. E Quindi insomma, tutta questa cosa qui mi ha fatto pensare a concentrarmi, concentrarmi esclusivamente sulle storie brevi. E per far capire che anche in una storia di otto pagine ci può essere si può avere e si può trovare lo stesso contenuto, la stessa emozione, o lo stesso, come dire, mh, la stessa profondità di analisi che si può trovare in un graphic novel di 200 pagine. Ma secondo te questo, questa reticenza del mercato nei confronti delle storie brevi, che in realtà appunto esiste anche della narrativa tra l'altro, non solo nel fumetto, un po' in tutti i campi, è dato da una mancanza di odierni contenitori editoriali adatti quindi a contenerle o è in generale un problema di difficoltà di promuoverle, commercializzarle, soprattutto se sono raccolte, credi che ci sia una reticenza nel pubblico? È una cosa molto complessa e di cui in realtà, insomma, in questi anni di, di chiacchierate tra tantissime persone addette ai lavori del mondo del fumetto. È come se fosse una chiacchierata che ogni tot si ripresenta, a eh. tutti piacciono le storie brevi. Eh, esatto, non riusciamo si a capire. Gli autori piacciono tantissimo le storie brevi. Perché gli impegnano molto meno tempo. Eh, Li tengono meno fermi nel, nel tempo. Certo, secondo te, ma allora. Io mi sono fatto un po' un'idea con tutta questa esperienza, diciamo, di un anno mh, la piccolissima esperienza di Lana di Roccia. Nel senso che eh, ho trovato mh, secondo me il grosso scoglio è il prezzo. Quindi nel momento in cui io compro una storia breve eh, devo pagarla molto meno di un graphic novel, mm -hmm. dove molto meno eh, secondo me Adesso dipende dalla numerazione, però diciamo dovrebbe essere in un, in un range tra i 4 e 6 euro. Ecco, eh, perché appunto mh, il prezzo è il primo scoglio con, che il, diciamo che il lettore ha davanti. e Tra il decidere di comprare un Graphic Novel. Che non so, costa 15 euro e, un, uh, e una storia breve stampata in uno spillato che ne costa 7 o 8, la differenza non è molta. Mm -hmm. E quindi, proprio a un livello di, di costo, questa cosa qui credo che fermi molto. È per quello che forse un contenitore, come può essere un'antologia, che per fortuna negli ultimi anni ne stanno uscendo di diverse anche per editori importanti eh, ancora troppo poche secondo me e, e invece magari una rivista contenitore che sia però ecco appunto mh, anche solamente di fumetto io le riviste contenitore che abbiano dentro un po' tutto le trovo un po' vecchie e un po' inutili adesso eh, oggi come oggi in internet dove è facile trovare mh, articoli dello stesso livello ecco Um, quindi sì nel senso credo che lo scoglio maggiore sia quello del prezzo allora mentre noi parliamo di cose serie eh, ci viene detta una cosa in realtà ancora più seria sì. allora intanto saluta Marco Corona eh, appunto ti saluta mentre ripassa il radicchio perché abbiamo capito che Marco Corona cucina sempre a quest'ora e Angelo Diascani camicia troppo sobria si vede che siamo in quarantena Oggi ho tenuto così un, un, uno stile un po' più tranquillo, eh, come rigerato. Appunto, ehm, se non sbaglio, eh, tu insieme ad Angelo e a Juan che ci sta guardando avete messo insieme un, un ulteriore progetto. Sì, un altro progetto che si chiama Le Fauci, è un sito di critica, in realtà l'idea nasce da Angelo e Juan che stavano unendo i loro due blog, uh, B-Comics e Vignette, um, hanno proposto anche a me di entrare a far parte dato che c'era uh, sia una frequentazione nei vari festival, insomma quando ci si poteva incrociare ci, ci siamo sempre incrociati... Um, e una comunanza di intenti critici, eh, abbiamo deciso di fare un po' gruppo e uscire con questa cosa delle Fauci. Eh, tra l'altro io quando ci siamo sentiti per organizzare questa chiacchierata dicevo che mi sembrava una cosa molto interessante, cioè in questo momento che stiamo vivendo si, in tanti dicono a ah, fare rete, facciamo rete. In realtà è una cosa che, come dire, le persone con un ragionamento... E una certa attitudine anche prima di questo momento, in questi anni, hanno creato progetti che nascono dall'unione di più realtà, e il vostro è proprio uno di questi: cioè l'idea che si può collaborare, non è soltanto un io, 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 ma la somma può creare delle realtà che sono anche un di più del lavoro del, di ognuno di voi. Sì, assolutamente, tra l'altro devo dire che la cosa che più mi sta entusiasmando delle Fauci è proprio il lavoro di gruppo, um, la vita di redazione tra me, Angelo Juan e Francesco Iesu, che è il quarto membro delle Fauci, è, è molto attiva, nel senso che, ed è molto stimolante, perché abbiamo tutti e quattro dei percorsi diversissimi, Uh, e dei gusti diversissimi quindi insomma ci stimoliamo a vicenda ci rimpagliamo le cose uh, prendiamo decisioni assieme e devo dire era una cosa che non mi era mai capitato di fare in maniera così approfondita e che mi sta stimolando molto faccio un esempio um, quando abbiamo deciso di uh, formare il nostro canale instagram con uh, questo animalier che è la nostra rubrica principale um, ovvero scegliamo un tema al mese e lo approfondiamo con tutta una serie di fumetti e dei brevi commenti. Um, quando abbiamo deciso di fare quella cosa lì era un'idea e quindi ho detto beh, facciamola. In realtà poi ne sta uscendo fuori un bel lavoro di eh, contaminazione, perché ad esempio mh, il terzo numero, che è quello in corso questo mese, che parla dei fumetti di formato quadrato, <ride> Uh, sta venendo fuori molto bene perché, credo insomma, dal mio punto di vista, uh, perché appunto mh, ci sono dentro tanti fumetti diversi, c'è dentro tanta analisi tecnica in quel caso e credo sia un bel lavoro e tra l'altro in, in un contenitore che è molto facile da consultare e da leggere. Tanto anche Elena Pagliani dice, e dai, le Fauci andranno mai in cartaceo in qualche modo? Uh, ne abbiamo parlato per alcune cose e se ci sarà l'occasione sicuramente ci faremo delle fanzine, delle cose, insomma. se avremo l'occasione di, di fare qualcosa che, per cui valga la pena. Uh, diventare un cartaceo ecco e allora io faccio invece un passo indietro sì. all'ana di roccia e invece ti pongo la domanda l'ana di roccia e cartaceo lì com'è il rapporto di... in che senso cioè di far diventare l'ana di roccia cartaceo sì cioè nel senso se invece quel progetto lì nel tempo si cartacerà o se resterà una newsletter ma allora diciamo che la cosa ha preso un, una deviazione, nel senso che eh, quando mi sono messo a pensare all'Ana di Roccia il mio dilemma era proprio quello: Ho detto, vabbè, eh, innanzitutto, il primo dilemma era stato posso chiedere delle storie gratis agli autori? Eh, e lì mi sono detto no, perché se a me uno viene a chiedere una cosa gratis non gliela faccio perché non credo sia giusto. E, e quindi la prima regola che mi sono dato è che eh, non chiedo, ma se uno mi chiede di essere pubblicato prendo chiaramente in, in, come dire, in analisi la storia che mi manda e se mi piace lo faccio più che volentieri. Per il cartaceo eh, ci avevo pensato molto e, e quella cosa lì in realtà si è trasformata poi in Gorgo, che è un'altra deviazione tra tutte queste varie <ride> riflessioni che faccio. E che è una cosa che è sempre legata alle storie brevi, eh, però appunto un po' diversa, ecco, perché ha a che fare più con, uh, con l'essere editor. E com'è il passaggio da critico a essere editor, uh, diciamo che mh, rompi le scatole in una in scritto peggio, <ride> nel senso che. Nel senso che ti puoi permettere di non, insomma, di non fare una recensione, ma di fare un commento vero. Ecco. E, no, è un po' strano. In realtà non, non la vedo come una grossa differenza perché il lavoro che faccio fondamentalmente è lo stesso. Eh, ho davanti, un, invece che una storia, uno storyboard, un soggetto o un, una sceneggiatura. E comincio a leggerlo, a guardarlo e a dire: Questo mi piace, questo non mi piace. Insomma, devo fare un po' il gioco di, di dire a chi, fa le, a chi sa fare le cose come le deve fare. E, e quindi, insomma, devo farmi sempre prima delle iniezioni di egocentrismo molto alte. <ride> Bella questa, ce la, ce la segneremo oh. come consiglio per quando facciamo editing noi. Un'altra domanda. Eh, magari ci sono dei giovanissimi che ci stanno ascoltando, e magari qualcuno di loro dice: Ah, io da grande vorrò fare il critico, vorrò fare il recensore. Tu cosa gli diresti? Eh, cosa... Allora, innanzitutto, di trovarsi prima un lavoro vero, così possono farlo con <ride> tranquillità. Quindi, possono fare qualsiasi altro lavoro che gli permetta di avere uno stipendio e poi dedicare tutto il resto della loro vita a... A... alla critica. E fatto questo primo passo non semplicissimo, devo dire la verità, però gli direi, gli direi di innanzitutto, il, pr il primo passo, credo che è sempre quello un po' più difficile, è di eh, far finta di essere un critico. Ok, quindi all'inizio fai finta di essere un critico, se, se, poi devi essere abbastanza bravo per diventarlo. Quindi prima fingi e poi vedi se riesci a raggiungere quel livello lì. E quindi tutta la finzione che hai fatto prima, tutte le bugie che hai detto prima, diventano poi vere. E, e la seconda cosa è di, di scrivere bene, che è la cosa fondamentale, cioè passare tanto tempo a scrivere. Eh, quello credo sia fondamentale perché... Una recensione ben scritta è una recensione che riesce ad analizzare meglio un, un fumetto. Angelo Diascani dice anche che bisogna trovarsi una moglie molto comprensiva, ma io direi anche un marito. Però qua esatto. potremmo aprire... Apriamo! Ma, ma buttiam, buttiamola lì, vediamo Matteo se ha un'opinione un a riguardo. Adesso, ci stavo pensando giusto in questo momento, esistono pochissime eh, meno, donne... Meno, meno, che... Che meno critiche e più critici nel fumetto. Sì, è vero, è vero. Noi con le Fauci abbiamo cercato un po' di coinvolgere qualche ragazza, e... ma non, non, non abbiamo... Cioè, abbiamo trovato delle persone brave, ma che hanno cominciato a scrivere per, per altri siti, per fortuna anche insomma, un po' più grossi del nostro. Eh, non, in realtà non so. Come mai mm, questa cosa? Mm, non ho una, come dire, una spiegazione del perché. Ma io in questi anni da editora ci ho un po' pensato e credo che sia eh, l'altra faccia della medaglia, cioè in nel mondo del fumetto italiano che è stato a prevalenza, forse ancora un po' a prevalenza maschile. Eh, è chiaro che sia dal punto di vista editoriale che autoriale che anche appunto di chi ne scrive, quindi critici, giornalisti, è, come dire, è le risvolto. Adesso credo si stiano si stia aprendo molto di più alle figure femminili e di conseguenza eh, ci vorrà un po' di tempo prima che eh, chi scrive di. che so, delle lettrici diventino. Uh, critiche, cioè, ce ne sono ovviamente, eh. uh -huh. cioè, non, non sto dicendo che non ce ne sono, ce uh -huh. ne sono e sono anche validissime, uh -huh. ma chiaramente per implementare e cambiare la percentuale eh, ci, ci vuole il tempo che ci vuole, purtroppo, in, in tutto il mondo del fumetto in generale e in, uh, in tutto l'ambito. Io penso solo quando Joyce Farmer ha vinto la nostra autrice di Special uh -huh. Exit, il premio a Lucca come miglior autrice. Eh, sono andata a scartabellare bene per farmi un attimo i conti, non sono tantissimissime le donne che in tutti gli anni di esistenza di Luca l'hanno vinto. Quindi credo no, cioè mi sembra impensabile come dire che un mondo che sino a poco tempo fa è stato a una fortissimissima prevalenza maschile possa mh, produrre tantissime critiche donne, no? Certo. Cioè, sono cose che vanno un po' di pari passo. E quindi io la, la mia spiegazione è un po' quella: come dire, dobbiamo crescere come numero, ancora come editrici, eh, non lavoratrici del settore, ce ne sono tante. Tra eh... l'altro abbiamo un'autrice che ci ha scritto appunto Sara Mazzetti che dice: Che relax. Contin vorrei un podcast di 24 ore con Teen con che parla di cose. Eh, speriamo non lo faccia nessuno perché arrivo a parlare per 24 ore eh. insomma non è un po' piacevole ci sta, ci... forse la, i primi 20 minuti si reggono poi non ci so. stai lanciando una sfida maratona notturna, maratona di continuo allora invitiamo chi ci segue se in tanti ci chiedono una maratona di continuo oltre a Sara potremmo organizzarla però notturna la faremo da luna di notte alle 7 di notte esatto, solo di notte preparo il la flebodeca <ride> <ride> no e quindi comunque niente io penso che il discorso sia un po' questo no? mm -hmm. che ci voglia un po' di tempo uh, fortunatamente il mondo del fumetto è molto più aperto adesso alle figure femminili sia autoriali che appunto editoriali che critiche e non so a me viene anche solo in mente che ne so Virginia Tonforni. No? che è una persona mm -hmm. che si occupa di fumetto ormai da un bel po' Uh, è chiaro che prima che il numero cresca ci vorranno altre generazioni che si aggiungono a quello che è il mondo del fumetto di oggi, che sarà il mondo del fumetto di domani, un pochino. Sì, sì, ma infatti spero che venga un'ondata di, di donne, anche perché le, le donne hanno un, un altro... Hai nominato Virginia Tonfoni, che invidio tantissimo perché... Uh, è una che è veramente capace di scrivere uh, e, e, e molto spesso uh, le donne, in generale, quelle che leggo su, sui vari siti, hanno una qualità di scrittura un po' più alta rispetto, rispetto, a, rispetto al, alle normali recensioni che si leggono. Quindi, sì, speriamo che venga un'ondata. A... Di, di donne pronte a recensire. Ecco. Io spero che arrivino anche un'ondata di donne editoriali, le aspetto tutte. Alla fine sei tu il boss eh. di Eris. Sono no. io il boss, no? Il vero boss di Eris <ride> è, è, è il cane Django che dorme mentre noi lavoriamo. Salutiamo anche Spugna che ti dice che sei meglio di Mentana e Gaddi Federico eh. che ti seguirebbe H24. Insomma, anche Marco 15. <ride> Anch'io seguirebbe H24. Qua parte un, una nuova professione, lo streamer. Farò sì, uno streamer, così poi. In realtà, lo scopo finale è vendere l'acqua in cui mi faccio il bagno <ride> e fare. <ride> cioè cioè, vediamo se arrivo fino a quel punto lì, no? Comunque. Sulla, sulla questione delle donne che recensiscono, io attendo anche perché eh, tendenzialmente il taglio di molti dei libri che escono durante, dei fumetti che escono durante l'anno, sono di taglio, mh, diciamo, prettamente maschile. Mi viene in mente Spugna che ha appena commentato. e Insomma, mh, sarebbe interessante leggere la recensione di una donna a un libro di Spugna, non perché un libro, il libro di Spugna non sia un libro da donne che peraltro non esistono libri da uomini o da donne però eh, boh cosa ci vede una, una ragazza in un libro così boh, Beh, credo che, purtroppo non mai credo che sarebbe interessante tempo fa avevo boh, chiacchierato con una ragazza che aveva fatto una tesi di laurea sul mondo dei videogiochi e appunto l'ambito più femminile, mm -hmm. feminist e, e credo che una cosa interessante, ovviamente butto lì il sasso e non proseguirò oltre, è che chiaramente eh, alcune narrazioni che capita di leggere hanno spesso delle piccole mancanze di sensibilità rispetto, ad esempio, alle questioni di genere o robe di questo tipo. No? Ehm, secondo me, ad esempio, visto che il fumetto è un pezzo della cultura, eh, come narrativa, film e tutto quanto, è anche un pezzo che con una critica. Eh, magari più attenta anche a queste cose, eh, chiaramente potrebbe anche migliorare, no? nel senso che ci può anche essere la persona che magari commette una disattenzione narrativa mh, senza voler essere sessista, ma mm. siamo comunque in una cultura che è intriso no? di certi meccanismi. Per cui è anche chiaro che, banale dirlo, non per forza è così, in realtà ci sono. Critici recensori e persone sensibilissime alla tematica uh, di genere senza essere donne, ovviamente, ma contemporaneamente è anche chiaro che è più facile che sia una donna a rendersi conto più facilmente di quando c'è un elemento sessista discriminatorio nei confronti della questione, ma non solo. Della questione di genere, insomma, si potrebbero aprire parentesi infinite, che non lo faremo. Questo ce lo teniamo no. per la diretta H24 per la live. quando aprirà il canale Twitch, come dice Simone T Bartalasse. Eh, vedremo, vedremo. Allora, visto che siamo in chiusura, come sempre, a tutti i nostri ospiti. Chiediamo sì. dei consigli, sì. ma no, allora, noi solitamente chiediamo una cosa da leggere, una cosa da vedere, una cosa da sentire. Sì. Ma cosa ti inventi, visto un... che tu nasci come critico cinematografico, ti chiediamo tre cose da vedere: tre cose da vedere. Ma guarda, in realtà io. Poi, quando ho smesso di essere critico cinematografico, ho cominciato a odiare il cinema. Visceralmente, vabbè, vanno quindi. bene anche delle seghe, dei di documentari. Chiederei, di di chiederei tutto. Così, tre cose che sconsiglia. Ah, oppure tre cose che sconsigli <ride> di vedere. Assolutamente. Tre cose che sconsigli di vedere. Allora, per far arrabbiare Ubric, sconsiglio di vedere Neon Demon, <ride> che è un film che non ho sopportato, però vabbè. E, ma così giusto per punzecchiarlo ecco. poi non lo so perché veramente mh, odio tutto da buon critico. Mi, 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 <ride> come, eh, il critico aver smesso di essere critico cinematografico mi ha reso molto nazista sulle cose <ride> particolari piccolissimi che mi infastidiscono ho visto ad esempio Hereditary un altro film che sconsiglio al 100%. Anche se è un film alla fine bello, però lo sconsiglio perché mi innervosisce, perché a un quarto d'ora dall'inizio dicono: Eh, quel personaggio lì è allergico agli arachidi. Mm. E io dico: Perché me la metti lì che è allergico agli arachidi? che so che poi tra un quarto d'ora la cosa che darà la svolta principale al, al, al film è che succederà qualcosa legato a quell'allergia. E quindi. Mi fai proprio già perdere un po' la voglia. Okay. ok, nel mentre. Bartalassi dice: No, neon demon. Mi spezzi il cuore, e eh beh cioè, l'ho detto apposta, eh. Kubrik cioè, eh, eh, un... dice: un di eh, Basta che non dici Gaspar Noè. No, Gaspar Noè. No, lo, lo, lo apprezzo di più perché è più come dire: è più logorroico di Refn, quindi può permettersi. Di fare questa Però cosa vedi di come parlare male delle cose aumenta da subito, sempre da subito gusto le, le interazioni, no. Consiglio invece una bella serie di Netflix mm -hmm. che sto guardando in questo periodo che è una serie coreana che si chiama Kingdom, yes. E... Sì, è una serie. Mh, ci sono gli zombie, una roba del genere, eh, ambientata ne, nell'antica Corea. Non lo so, mh, sinceramente, come dire, mh, formalmente, qual è l'ambientazione storica precisa. Eh, e quella è molto bella. È una serie molto bella che parla di. Mh, come dire, di lotta di classe all'interno di una narrazione di genere normale, classica, ma credo ben fatta. Ok, che ci vuole qualcosa anche di tranquillo, insomma. Yes. Eh, scherzavamo ieri con uh, una libraia mm -hmm. che diceva la libraia di modo che diceva "Io quando do i consigli consiglio sempre delle cose pesantissime, illeggibili" <ride> e quindi eh, ci vuole anche insomma per questi giorni di quarantena che ancora non sappiamo esattamente quanti ce ne aspettano qualcosa di un pochino come dire più rotondo infatti, infatti io su questa cosa dei, dei consigli me l'ero preparata perché ho detto mi chiederanno i consigli ah vabbè allora no, quindi... dici qualcosa da leggere e qualcosa da, da ascoltare L'unica cosa che sto leggendo in questo periodo di quarantena, non sto leggendo fumetti perché adesso mi vengono a noia, in questo periodo dove sono in mezzo sempre ai libri e cose così, di quarto in giro sono abituato a leggere sul treno, sulle cose, quindi mi, mi viene un po' l'angoscia leggere in casa. Sto leggendo questo libro che si chiama Rileggendo, perché è un libro che ho e che rileggo da tempo, che è Il giardino dei versi di Stevenson, che è una raccolta di poesie per bambini. Uh, niente, molto bella edito da nutrimenti un po' di anni fa, 2010 però mi, mi piace molto sì, ed è appunto una raccolta di poesie stupidine per bambini ma insomma in questo periodo in cui ricerchiamo un po' rifugi credo che vada bene avevi preparato qualcos'altro anche di consigli? no, di consigli di ascolto perché io non ascolto musica ok ho questa cosa che ascolto musica solo quando scrivo e quindi ascolto musica senza parole senza ritmi ritmi diciamo importanti se no mi, mi distraggo e quindi sto ascoltando un disco di un vostro autore che è Andrea De Franco in questo periodo me lo sto sparando proprio a manetta e Si chiama Stupida mutaforma, scritto attaccato, lo trovate anche su Spotify. Ascoltatevelo. C'è anche l'audio cassetta. Esatto, e noi quindi eh, lo consigliamo tantissimo per... anche noi. E nel caso ti consiglio di scoprire, se non la conosci, la produzione musicale degli ultimi tempi di un altro autore della famiglia allargata, Eris, perché in realtà è un autore di Progetto Stigma, che è Officina Infernale, e che insomma... Siamo sempre nel campo di elettronica, noise, distorsione totale. E... Mega noise. Mm, ascoltalo <ride> e poi mi scriverai in privata sede cosa ne pensi. Sarà fatto. Sarà fatto. Ok, allora noi ti ringraziamo tantissimo e ricordiamo tutti i riferimenti nel caso qualcuno ci stia seguendo e non conosce. Allora consigliamo appunto il sito di recensioni di Matteo che è Doluth Comics, la newsletter Lana di Roccia e il sito che aggrega eh, le di, diverse... Critici che è appunto Lefauci.it e in più vi consigliamo di curiosare appunto anche il nuovo progetto di Matteo che è Gorgo, ce l'ho fatta. Non ho dimenticato niente, <ride> ho studiato bene. Ah, noi ti ringraziamo e speriamo di rivederci di persona. Sì, al, al più presto video. per non parlare di ah. fumetti. Oh esatto, quello è l'importante. A Un presto, abbracione. ciao, ciao. ciao. Ok, 14.33, siamo sulla tabella di marcia precisissimi. Ringraziamo ancora Matteo per essere stato, per essere stato con noi e tutti voi che avete commentato eh, appunto su, su questa diretta. Ora che stiamo andando verso la, la conclusione, abbiamo l'ultimo ospite <coughs> della giornata, ospite gradito, non gradito, insomma... Vediamo. Mettilo pure direttamente, tanto. Cicitofona. Pronto? 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 C'è qualcuno? C'è qualcuno? Ehi! Ehi! Eccolo ah, l'appuntamento più aspettato dai bambini su Facebook Allora per piacere non citofonare così forte che c'è il nostro gatto che sta dormendo praticamente qua di fianco, qua di fianco al computer non vorremmo che si spaventasse ciao bambini allora ecco noi al citofono basta sempre a suonare basta non puoi uscire di casa aprite no, no. non ti facciamo salire ma poi non hai sentito che ci sono delle recensioni ancora più strette delle, delle, recensioni. delle recensioni aiuto delle restrizioni lapsus lapsus, lapsus. è vietato fare recensioni Oddio, non lo no sai. delle restrizioni no, il corso del presidente del consiglio Matteo Contin eh? che ha detto da oggi recensioni ancora più strette per tutti voi Massimo, Pienso, inizia iniziamo a essere caratteri. stanchi perché poi diciamo, diciamo la verità questa diretta a quest'ora sì. noi l'abbiamo pensata perché è carina per chi sì. ci segue però io, tipo, a quest'ora av avrei normalmente tipo pranzato, bevuto un caffè, quindi quando non arriviamo a quest'ora ora... inizio a essere sempre un po' confusa. Sento la mancanza di caffeina nel mio sangue. Insomma, sei uscito di casa e ci sei venuto a suonare, perché? Cosa vuoi? Eh, Sarà sempre più difficile qua venervi a suonare e uscire di casa. Eh. Guarda, se vuoi eh. ti affitto il mio cane, dovreste. Dovreste essere contenti che ci riesco. Non odiarmi. Eh, 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 eh. Ma fai, usi dei trucchi speciali, passi dai tetti. Ma no, in realtà cammino semplicemente, arrivo fino sotto casa vostra, tranquillamente. Con la borsa della spesa, finta? No, 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 così da normale cittadino, non vedo tutte queste cose che scrivete, che, dice, che ci sono, controlli, io non le vedo per niente. Ce l'hai l'autocertificazione? Eh, l'autocertificazione dell'auto? Sì. Esistenza? Sì, ce l'ho. Ok. Ok, cosa ci vuoi raccontare oggi? Ma eh, in realtà non ho niente di particolare da raccontarvi, eh, ho ascoltato tutta la diretta mi è piaciuto molto, eh, ah, ti... non sono... sì. alla fine Matteo Contine è caduto nel tranello e ha consigliato Gaspar Noè e quindi questa cosa mi mette molto in difficoltà nei suoi confronti per il futuro, mi metterà molto in difficoltà. Ma dici la tua su Neon Demon visto che No, no, lasciamo perdere, facciamo pure un'altra volta nella diretta 24 ore, dai. <ride> Comunque nel ment che ci scrive Tubi, sì, sono un bambino, lo aspetto tipo bim bum bam, Gabriele al citofono. Ah, tipo bim bum bam? Eh, sì. Basta, basta, basta. Allora, ci vuoi dare un consiglio anche oggi oppure continui a suonare? Sì, no, vi do un consiglio, certo che potreste farmi entrare perché qua non so quanto durerò ancora. Allora, il consiglio che vi voglio dare è, visto che ultimamente, insomma, eh, durante la seconda guerra mondiale si, si cercava di ascoltare Radio Londra per capire gli aggiornamenti. Invece oggi, che non siamo in guerra, ma è una situazione diversa, bisognerebbe evitare, secondo me, di ascoltare, soprattutto di leggere Facebook. Di guardare Facebook, bisognerebbe chiuderlo. Eh, ma poi non vedono più le nostre dirette? Ah, già, è vero. E allora non guardate neanche quelle, maledetti. <ride> Comunque, invece, possiamo dire: accogliamo la palla al balzo, diciamo, e possiamo sì. dire che effettivamente, visto che io ho sentito un po' di persone che conosco, uh -huh. non per forza dell'ambito editoriale, tra l'altro, abbiamo, non si direbbe, ma anche noi una vita privata che effettivamente hanno difficoltà ad aprire i social perché appunto sono pieni di gente sclerata che insulta, dice cose, eh, ma anche tante fake news, tra l'altro, quindi hanno questo rapporto un po' ansiogeno. Eh, noi possiamo consigliare invece chi ci vuole seguire, senza però appunto seguire le dirette Facebook ovviamente e i social. Come Facebook possiamo consigliare di seguirci, ad esempio, su Telegram o comunque guardare il nostro sito dove comunque pian piano io ho gli aggiornamenti, un po' di cose e ovviamente le mettiamo tutti i giorni. Per cui, comunque, come dire, anche se volete a un certo punto della vostra vita chiudere Facebook, se volete comunque curiosare cosa facciamo, vi ricordiamo appunto che abbiamo ben due. Due. due canali Telegram, uno di Iris Edizioni e sì. uno della collana specifica BookBlock e appunto c'è sempre il nostro sito esatto, esatto. Eh, sì, perché proprio riguardo a quello, volendo raccontare un po' della mia storia personale in questo sì. momento, eh, effettivamente mi, mi trovo molto in difficoltà a dover subire da appunto atteggiamenti esagerati a cose troppo, forse. Eh, per una questione di quantità eh, esagerate sul fatto del, eh, di questi panorami un po' distopici va bene che siamo cresciuti con la distopia e tutto quanto però forse si sta un pochettino esagerando nel dire, ah succede questo, quindi succederà quello, succederà l'altro a un certo punto penso che scatti dentro ognuno di noi un meccanismo di auto salvezza eh, per cercare di mh, mettere a freno un po' questa roba anche perché mi rendo conto in questa situazione lo so che vi sto facendo questo pippone bello però mi va di farlo Vai. Anche, anche perché non, non mi fate salire quindi <ride> i microfoni mi sono aperti fare. a tutti esatto no nel senso che rischiamo un po' forse di eh, di vedersi come, come vittime come sicure vittime sia del un, del virus o del sistema repressivo che potrebbe forse essere messo in atto, o che è già in atto. Quindi, io direi: proviamo a toglierci un attimo dalla figura, dalle figure della vittima. E il consiglio di oggi è di leggervi, andare a cercare sul sito lavoroculturale.org una nuova rubrica che è, uscirà tutti i sabati, che si chiama Sopravvivere non è sufficiente. Uh -huh. e cosa fanno loro? praticamente mettono dei, dei pezzi degli incipit di alcuni eh, romanzi eh, distopici in cui io, o, o, o distopici o in cui si affrontano temi come l'apocalisse, insomma cose del genere non per farci pigliare male, ma il discorso è leggo testualmente dal loro sito, non vogliamo offrire l'ennesimo spazio a proliferare del discorso del contagio e le sue immagini Alimentando una sorta di sallo morboso e ripetitivo, deleterio perché non darebbe strumenti interpretativi e saturerebbe l'immaginario. E quindi proprio il discorso, secondo me, è quello dell'immaginario: nel senso, certo. in questo momento è difficilissimo andare oltre, ma forse dobbiamo farlo perché non è che bisogna solo sopravvivere. Proviamo quindi ad allarcare il nostro immaginario e proviamo forse a prendere questo momento come un'occasione per riflettere su. Noi né, come, come, come esistenza insomma, no? Nel senso nei confronti di questa cosa che ci sta succedendo e su cui nessuno di noi era assolutamente preparato. E magari smettiamola di dire che siamo sempre noi più fighi degli altri in qualunque modo: oh, finalmente l'Italia è prima nel mondo! Per qualcosa viva l'Italia! Mi hanno bussato i vicini per dire: vabbè, basta, ero rotti coglioni, <ride> ma con questi discorsi del cazzo Okay. Mi, devo mi devo guardare te quattro eh? Eh. allora noi ti ringraziamo per questo consiglio di lettura diverso dal solito eh, eh, però non ci citofonare ripeto, più no aspetta lo ripeto il lavoro culturale.org sopravvivere non è sufficiente vi sto rimettendo nei, nei commenti delle, di ogni video il mio consiglio dal citofono ok del ok Va bene, perfetto. Noi va ti bene, ringraziamo. Oggi, oggi non ero molto divertente, ma va bene così. <ride> e tanto uno che suona il citofono non è mai divertente. No. Allora, noi ti salutiamo, terzo socio Eris. Salutiamo Thanks. tutti quelli che ci stanno seguendo. Vi ricordiamo ma che. Ciao, <ride> un, un inception Aiuto, un ince... vi ricordiamo che domani <ride> saremo di nuovo qua in uh, diretta yes, che l'ospite di... di domani sarà uh, Gabriele Proglio per fare una chiacchierata. Lui è un, uno dei prossimi autori della collana Book Block, è un esperto di flussi migratori, si è sempre così occupato moltissimo di questo, di questo scriverà per noi, ma la cosa più importante è che crediamo che in questo momento sia carino e importante Parlare di altre situazioni che eh, sono sparite, state cancellate dai media ufficiali in questo periodo, ma parliamo di persone che sono in un'emergenza forse in parte anche peggiore yes. del, dell'emergenza o almeno di quello che tanti stanno vivendo il coronavirus, in modo poi alla fine limitativo, ma molto più leggero di quello che stanno vivendo loro ormai da tempo. E quindi chiacchiereremo con lui, chiacchiereremo con quella che sarà la libreria, la fumetteria del giorno che... Eh... Domani sarà, figuriamoci, fumetteria di, di Torino. Eh, e niente, per concludere, vi ricordo appunto la libreria adottata per oggi è Spine Bookstore di Bari, quindi ogni acquisto fatto sul nostro sito sarà come se lo stesse comprando direttamente da loro. Eh... Ricordiamo anche che... Eh... Noi appunto proseguiamo una volta a settimana a preparare le spedizioni e tutto, ma stiamo ci stiamo aggiornando work in progress con il nostro Corriere per capire effettivamente se il nuovo decreto. Conte, cosa, cosa colpisce, se colpisce, se riusciamo a garantire comunque una spedizione. Comunque i libri non scadono, se voi volete supportare queste librerie, queste fumetterie indipendenti, se continuate. Non partono questa settimana, partono, partono la prossima. La prossima. Partono qua, esatto, so. quindi continuate a supportarle, i libri non scadono e soprattutto ricordiamo sempre che il coronavirus non è un buon motivo. Per comprare dei grandi store online e tradire i vostri negozianti e le vostre librerie di fiducia. Per cui, nel caso, aspettate che tutto riapra e andate a spendere i soldi direttamente da loro. Ma uh, Ubric, ancora il citofono? Sì, sei ancora lì? Eh sì. Eh, Ma vai a casa! E eh, spero prima o poi apriranno questo. Prima vai apriranno a casa. a suonare a qualcun altro? Piano di sotto, a al chi? vicino, al vicino. Non Abbiamo so. un sacco di vicini, è un palazzo grande, insomma. Allora, noi ringraziamo tutti coloro che sono rimasti con noi fino, fino adesso, che hanno commentato, che ci hanno salutato, che hanno fatto domande ai nostri ospiti. Ci vediamo domani, sempre alle 13.30, dalle 13.30 alle 14.30 più o meno. Sì, a presto, un saluto a tutti e a tutti e buon pomeriggio. Ciao. Ciao Ubricio. Ciao, Ciao. Dai, apri. No.